Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla 10ª Marcia Internazionale per la Libertà delle Minoranze e dei Popoli Oppressi, organizzata da Società Libera, qui a Roma, in compagnia del vice sindaco del comune di Campagnana, Alessio Nisi, che ieri ha visto tra l'altro un interessantissimo convegno, proprio mi pare nel monastero. Santuario del Sorbo, sì, ieri abbiamo dato questa apertura in questo luogo che è significativo sia per chi è credente sia per i laici. Per chi è credente perché è stata porta santa del giubileo ultimo e per i laici perché è una tappa fondamentale della via francigena che in questi ultimi anni è percorsa a prescindere poi dalle credenze. È un posto magico, suggestivo e come paese, come amministrazione siamo orgogliosi di aver dato il via insomma, a questa manifestazione. Il tema è un tema importante, un tema nobile. Riguarda insomma le minoranze etniche, linguistiche, è vasto, cioè dentro un mondo insomma. Tra l'altro è emerso proprio ieri questo, che essendo appunto partenza insomma, della via francigena, si parla proprio dei pellegrini. Essendo pellegrini appunto si parla anche di forestieri, di persone che vanno a trovare altre culture. E quindi c'è una certa accoglienza, mescolanza di persone, di etnie. E voi siete stati ieri, per esempio, per forse la prima volta, diciamo ufficialmente, ma lo siete da sempre a questo punto, intersezione di mondi e di culture. Ed è una cosa molto bella, proprio dal profilo cristiano, ma soprattutto dal profilo dell'accoglienza e dei diritti civili. Esattamente, il tema è proprio questo, ovvero sia la francigena come cammino e quindi come movimento, quindi come accoglienza. È un luogo, è fisso in un luogo, però quello che colpisce è il fatto che ci transitino centinaia di persone tutti i giorni provenienti dal nord Europa o dalla Francia o dal nord Italia, ma è il significato quello che colpisce, cioè la riflessione che ne scaturisce, ovvero sia Campagnano è un paese che accoglie e che quindi capisce l'accoglienza, è un paese che sa il significato dell'essere aperti verso il mondo senza poi mai dimenticare quella che è la propria identità. Quindi riconoscere in questa manifestazione un senso molto molto profondo. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Roma.